Nel 1914 a Sarajevo l'arciduca Francesco Ferdinando e la moglie Sofia vengono uccisi da uno studente bosniaco, Gavrilo Princip. Iniziò così la Grande Guerra. Prima dell'entrata in guerra dell'Italia con la Triplice Intesa, l'ultimo campionato fu vinto dal Casale, che batté la Lazio nella finalissima con un risultato di 9-1 nei due match disputati. Mentre in Europa la guerra perversava, il campionato italiano 1914-1915 veniva disputato regolarmente e, raggiunte le fasi finali, il 24 maggio 1915 veniva proprio sospeso a causa dell'ingresso in guerra dell'Italia. L'Internazionale inviò ben 26 uomini in guerra, tra i quali ci furono il capitano Virgilio Fossati, Giulio Bavastro e Giuseppe Claibi. Virgilio Fossato morì a Monfalcone nel 1915, Giulio Bavastro morì per le ferite riportate in guerra, mentre Claibi ottenne la medaglia al valore. Lo scudetto del 1914-1915 venne assegnato nel 1921 dalla FIGC al Genoa, poiché era la società che guidava il girone settentrionale. Tra il 1915 e il 1919 il campionato italiano non fu disputato e a suo posto si giocò la Coppa Federale, con la disputa di una fase eliminatoria su fase regionale che interessò Lombardia, girone A, Piemonte, girone B e C, Emilia, girone D e Liguria, girone E, e una finale nazionale alla quale avrebbero preso parte le 5 vincenti. A vincere la Coppa fu il Milan il 30 aprile 1916, che batté il Genoa per 3-1. Negli anni successivi, fino al 1919, vennero disputati dei tornei ufficiosi, ma con la firma dell'armistizio che avvenne nel 1918, sancendo la fine della guerra, la FIGC riprese le sue attività e nel 1919 ripartì la prima categoria, il campionato italiano. Fu proprio la compagine nerazzurra ad assicurarsi il primo scudetto dopo la ripartenza, una formazione che vedeva soltanto Ermanno Aeli, Cantelli e i fratelli Cevenini, 5, gli unici fratelli che indossarono la maglia dell'Inter. A loro si aggiunsero Giuseppe Fossati, fratello del defunto Virgilio, e Leopoldo Conti, che divenne nerazzurro per 100 lire, una somma stratosferica per quegli anni. Fu il capocannoniere dell'Inter nell'anno dello scudetto, con 7 reti in 21 partite. Ma anche quello scudetto del 1919, vinto dall'Inter, ci furono molte polemiche. L'FC Internazionale arrivò prima nel suo girone, così come Juventus e Genoa, quindi per giocare l'eventuale finale contro il Livorno, vincitore del torneo centro-settentrionale, le prime tre squadre decisero di giocare vari match in campi invertiti, e cioè Juventus-Genoa a Milano, Inter-Genoa a Torino e Juventus-Inter a Genoa, per garantire un arbitraggio equo. Ma questo non fece altro che causare risse tra i sostenitori. L'Inter, nei tre scontri diretti, riesce ad avere la meglio e nella finale con gli Amaranto si impone per 3-2, vincendo così il suo secondo scudetto. Fu proprio in quel periodo che la scissione dal Milan fu definitiva, si crearono così le due fazioni, i Bauscia per i nerazzurri e i Casciavite per i rossoneri. Il decennio 1920-1930 fu un periodo molto duro per l'FC Internazionale, che vide l'Inter vincente nel girone nord solo nel 1921, quando, nonostante partiva favorita, lasciò il posto alla Pro Vercelli, che contava ben 6 scudetti. A quella delusione seguì la peggior stagione della storia, quella che per molti, erroneamente, viene definita come la stagione della retrocessione. Erroneamente perché in quegli anni venivano disputati gli odierni play-out e anche se l'FC Internazionale si classificò ultima nel girone, nello spareggio con la Libertas Firenze, dopo una vittoria in casa e un pareggio a Firenze, vide la riconferma dei nerazzurri nella massima serie. Questo terribile risultato diede il via ad una riforma in campo e in panchina. Per la panchina venne ingaggiato Robert Spottischblut, mentre in campo vennero ingaggiati l'attaccante austriaco Schoenfeld e l'ala sinistra ungherese Arpad Weiss. Quest'ultimo morì nel 1944 nel campo di sterminio ad Auschwitz. Nel 1926 nacque una delle più grandi opere sportive mai realizzate, San Siro. Inizialmente fu lo stadio solo del Milan, 20 anni dopo però divenne lo stadio ospitante dell'Inter e diede battaglia ai famosi derby della Madonnina. Nel 1927 ci furono gli acquisti per 150.000 lire del laziale Fulvio Bernardini e di un 17enne dal nome Giuseppe Meazza, che fece la storia del club nerazzurro. Al suo primo campionato, infatti, nel 1928-1929, segnò ben 31 reti. Il giovane, soprannominato Balilla, soprannome dato ai bambini dagli 8 ai 14 anni, vinse ben 3 titoli nerazzurri, una Coppa Italia e fu campione del mondo per 2 volte consecutive con la nazionale italiana.
rimanendo tuttora il secondo miglior marcatore dietro al solo Gigi Riva. Nel 1928 però le novità non finiscono qui. A causa dell'ascesa al potere del partito fascista, capeggiato da Benito Mussolini, il nome internazionale non veniva visto di buon occhio e il governo impose la fusione con la US Milanese. Il nome della nuova società divenne così Ambrosiano, in onore del patrone di Milano, e la divisa ufficiale vedeva uno sfondo bianco con una croce rossa al centro. Nel 1929-1930 fu istituito il primo torneo a girone unico che prese il nome di Serie A e furono proprio i nerazzurri che, con il ritorno delle righe nere e azzurre ma con un colletto a scacchi in onore della US Milanese, grazie a Giuseppe Meazza, sempre più leader con 31 reti e Arpad Weiss in panchina, conquistò il terzo scudetto. Detto questo, ragazzi, io vi aspetto nella terza parte di questo mini documentario in cui parleremo della vittoria del quarto scudetto e della prima Coppa Italia e dell'arrivo di questo mese. Iscrivetevi al canale se il contenuto è di vostro gradimento. Un saluto da Umberto, l'interista forever. Ciao!